Giovedì 15 dicembre prenderà il via Sguardi Puri 2011-2012, con una versione particolare dei 150 anni dell'Unità d'Italia, una giornata dedicata a Noi Credavamo di Mario Martone, mai commercialmente programmato a Pavia, e a Piazza Garibaldi di Davide Ferrario, appena uscito in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, che parla della spedizione dei Mille, ma in realtà dell'Italia di oggi, ed è in parte girato proprio a Pavia. Durante il 2012 Sguardi Puri prevede appuntamenti sulla storia del cinema, eventi dedicati al mondo femminile, ricordi della Shoah, sguardi gettati ai film premiati nei maggiori festival del cinema del mondo. Ritorna a Sguardi Puri, ne parliamo con Roberto Figazzolo. Ritorna a Sguardi Puri, fortunatamente, primo appuntamento in Aspettando Sguardi Puri, già il primo di dicembre, con l'anteprima nazionale assoluta del film di Woody Allen, e poi Sguardi Puri vero e proprio inizia il 15 di dicembre con due film molto importanti. Ci sembra, anche se arriviamo lunghi come si suol dire, no? Sui 150 anni dell'Unità d'Italia, ci sembra giusto quando ormai tutti non ne parlano più, noi invece li riproponiamo con Noi Credevamo di Martone, mai passato commercialmente a Pavia, addirittura anche nel pomeriggio per chi di sera non vuole uscire, e in accoppiata con Piazza Garibaldi, Davide Ferrario. Pochi sanno che la città di Pavia era sullo schermo della Mostra del Cinema di Venezia 2011, un film girato in 10 parti, una delle parti completamente a Pavia sui fratelli Cairoli, grandissimo documentario di Davide Ferrario sui 150 anni dell'Unità d'Italia, sulla spedizione dei Mille, che partendo da Bergamo passa da Pavia prima di arrivare a Quarto. Film geniale che parla dell'Italia di oggi come di quella di 150 anni fa, film assolutamente da vedere. E poi tante altre sezioni, quella dedicata ai più giovani con I più belli del mondo, film che dobbiamo assolutamente recuperare, che gli adolescenti non hanno neanche mai sentito nominare, come Quarto Potere, o che ne so, La morte corre sul fiume di Loton. Di più, le donne, quindi magari due o tre film dedicati alla figura femminile nel cinema, magari anche girati da donne. La Shoah, la celebrazione della Shoah, sicuramente anche lì due o tre film dedicati giustamente alla memoria dell'apertura del campo di Auschwitz il 27 di gennaio del 45. Tantissimi appuntamenti, ci sarà veramente da scegliere, speriamo. Mentre con l'assessore Centinaio parliamo del fatto che, appunto, nonostante siano problemi di cinema, Pavia non ha più il cinema, e l'assessore della cultura con queste rassegne vuole andare incontro a chi ama il cinema, questa forma d'arte. Sì, diciamo che l'obiettivo è quello di andare incontro e dare una mano anche agli imprenditori, al privato che in questo momento sta investendo e sta veramente facendo i salti mortali per riuscire a mantenere il cinema a Pavia. L'obiettivo è quello di far sì che i nostri concittadini abbiano la possibilità di scegliere, quindi di scegliere attraverso rassegne di qualità. L'obiettivo dell'assessorato alla cultura è quello di permettere e di far sì che ci sia la possibilità di poter vedere magari film già visti oppure film che sono in anteprima, e quindi la possibilità di fare cultura, fare sempre più cultura. Nelle rassegne estive, l'abbiamo detto in più di un'occasione, abbiamo riscosso veramente tantissimo successo, quasi sempre tutto esaurito. Le rassegne invernali in questo momento stiamo cercando di lanciarle e di rilanciarle e di far sì che ci siano sempre più spettatori. L'obiettivo finale è quello che i nostri concittadini possano scegliere tra il fatto di rimanere in casa e mortificarsi magari davanti alla televisione o davanti a programmi magari poco culturali, oppure uscire, andare al cinema, fare cultura e crescere culturalmente, quindi crescere anche come cittadini e crescere anche come senso civico e magari anche divertendosi. Quindi questo è l'obiettivo nostro come amministrazione comunale, questo è l'obiettivo dell'assessorato alla cultura. Ci stiamo riuscendo attraverso collaborazioni importanti, attraverso privati, attraverso gli uffici, attraverso Roberto Figazzolo che da sempre ci permette di poter avere sempre dei progetti sempre più di qualità. Quindi io penso che da parte nostra ci sia veramente la massima soddisfazione in questo settore e in questo tipo di attività.